chiamo Federico Filippi, ho 34 anni, sono qui a Londra dal 2012, quindi 3 anni, quasi 4 anni, e lavoro qui in centro a Londra in uno studio legale, seguo la contabilità. Ho conseguito la laurea triennale in economia a Trento, poi ho conseguito la laurea specialistica in banca, impresa, mercati finanziari, sempre a Trento. E in mezzo, in vari intervalli, ho lavorato, ho maturato alcune esperienze lavorative, sempre diciamo in regione, a Trento, a Arco Riva. Ma essenzialmente il motivo è stata la mia ragazza, adesso mia moglie. Ci siamo conosciuti, ci siamo frequentati un po' a distanza. Poi a un certo punto abbiamo deciso che bisognava dare una svolta e quindi essenzialmente mi trasferivo io all'estero oppure lei rientrava in Italia. Dopo varie considerazioni siamo arrivati all'idea che per il nostro futuro era meglio trasferirci qui. Opportunità di lavoro, varie considerazioni, era meglio trasferirsi qui a Londra. La situazione di partenza era che entrambi avevamo un lavoro, io a Trento e lei qui a Londra, quindi qualcuno doveva rinunciare al lavoro e ripartire da zero, quindi diciamo che la situazione migliore era possibile trovarla in un posto dove fosse più facile trovare il lavoro partendo da zero con le conoscenze che avevamo, insomma. Questo è stato un fattore, poi anche il discorso economico collegato a questo, cioè sostanzialmente quanto potevamo banalmente guadagnare complessivamente come nucleo familiare e poi possibilità per il futuro e considerazioni legate a questo. Adesso mia moglie è incinta, è il quinto mese, quindi una delle considerazioni principali era dove ci sarebbe piaciuto di più far crescere il nostro futuro figlio. Diciamo che idealmente avrei preferito iniziare subito con un lavoro qualificato affine a quello che ho studiato. La realtà è che quando mi sono mosso nel 2012 avevo già 31 anni, 30 anni insomma, e ero diciamo sovraqualificato per alcuni ruoli. Non che io mi ritenessi sovraqualificato, cioè ho fatto domanda, ho applicato per posizioni a McDonald's o a Tesco, queste cose. Era chiaro il fatto che io non sarei rimasto lì tanto tempo e per loro assumere qualcuno che rimane poco, una certa età, probabilmente non è particolarmente interessante. Quindi dopo vari mesi di tentativi sono riuscito a ottenere qualcosa di affine ai miei studi e ho trovato questo posto di lavoro in un ufficio che è lo studio legale dove sono tuttora come office junior, cioè il gradino più basso. Dopodiché in 3 mesi circa mi hanno offerto una promozione, si era liberato un posto, ho fatto bene evidentemente e poi dopo altri 6 mesi ho ottenuto un'altra, chiamiamola promozione, e sono arrivato finalmente diciamo al settore contabilità che è più vicino a quello che ho studiato e adesso sono lì. Quello che forse manca in Italia e che qui ho trovato è una possibilità di crescita concreta come esperienza e come stipendio anche, cioè, brutto dire, ma insomma alla fine conta anche quello e diciamo se uno può guardare il futuro e dire ok adesso sto facendo questo però ci sono prospettive di crescere, le posso cogliere e per quello che ho potuto confrontarmi con altre persone che sono qui è così più o meno in tutti i campi. Questa direi è la differenza con l'Italia, dove avevo la sensazione di ok se ti apprezzano però quello è il livello, lì rimani come responsabilità eccetera e come stipendio non pensare di fare chissà quale progressione. Ovviamente in Italia avevo il contratto di categoria più diciamo integrazioni. Qui il primo contratto che ho visto è stato abbastanza traumatico, non esistono i contratti di categoria, quindi c'è la contrattazione individuale, che vuol dire che quando arrivi prendi un contratto standard con
le minime garanzie, che sono un certo numero di giorni di ferie, non minimum wage, non lo stipendio più basso, ma non particolarmente lontano da questi livelli, e nel contratto palesano alcune cose che magari in Italia sono scontate, però nessuno se le metterebbe su carta, del tipo se c'è necessità ti fermerai in ufficio col treno orario a fare straordinari, ma non ti saranno retribuiti, è messo sul contratto, quindi è abbastanza, come dire, qualcosa che fa paura vista così. Poi la realtà è che dopo un periodo di prova di 3 mesi, 6 mesi, sostanzialmente quello che ho visto, mi è stato offerto, ma è abbastanza standard, un po' una posizione a tempo indeterminato. Anche ancora una volta i 3 mesi di prova, 6 mesi, quello che è, sono abbastanza terrificanti, perché cioè il contratto si può chiudere da un giorno all'altro con una stretta di mano, pagamento di quanto dovuto e amici come prima. Sulle cose, diciamo, brutte dell'Italia si potrebbe discutere tanto, sulle cose che non mancano, che magari dovrebbero essere cambiate guardando quello che c'è qui. In generale, probabilmente, almeno quello che io amo e preferisco è l'approccio del sistema, di tutte le persone, ma anche del sistema in generale, ad affrontare un problema. Cioè, si vede un problema, si cerca una soluzione, si lavora per quello senza perdersi troppo, eccetera, e si prova. Se non va bene, si cambia. Ora, sembra una cosa banale, però se ci si pensa in Italia come vengono affrontate alcune situazioni, non è così. Cioè, un problem solving, un approccio diverso a risolvere i problemi. L'ottimismo di fondo è qualcosa che manca in Italia. Qui c'è molta fiducia nel futuro, tutta una serie di atteggiamenti spingono verso pensare che il proprio futuro sarà meglio, no? Stesse persone che accettano di fare dei lavori che probabilmente nel loro paese non svolgerebbero mai, perché tutte le persone che lavorano qui vedono la possibilità di crescita futura. Ecco, in Italia questo io non lo vedo. Poi magari può diventare esagerato, cioè in realtà ogni caratteristica positiva e negativa ha due facce. Diventa esagerato, una persona stipula un mutuo ben oltre le sue possibilità. Questo era un problema che avevano alcuni anni fa, adesso sta un po' sfumando perché la banca semplicemente non lo concede. Però, e poi vabbè, banalmente, non particolarmente originale, un concetto di meritocrazia, per cui se una persona si impegna, progredisce, e altrimenti rimane ferma. Ovviamente anche qui c'è il rovescio della medaglia, significa che se non stai facendo nulla o non c'è impegno, vieni penalizzato.